Ben ritrovati amici di Padre Pio TV, ancora una nuova puntata del No in nome dell'amore. Anche quest'oggi all'interno della nostra rubrica continueremo a trattare delle tematiche familiari, soprattutto nel rapporto d'amore tra una mamma e i propri figli. Già la scorsa settimana, grazie alla dottoressa Doriana Cisterrino, ben ritrovata Ben Doriana. ritrovati anche La a voi. scorsa puntata è stata una puntata diversa, una puntata dedicata ai gemelli, a questo mondo dei gemelli. Ecco, abbiamo trattato la tematica, ecco, dell'arrivo, soprattutto della preparazione e dell'arrivo dei gemelli in una casa. Siamo partiti dalla storia di Tiziana, che è mamma di Andrea, Benedetta e Simone, che ormai hanno 3 anni e mezzo, ci ha raccontato le sue preoccupazioni nell'attesa dei gemelli e appunto ci stava cominciando a raccontare del parto, un parto molto particolare, ma lo ascoltiamo dalle sue parole. Era giovedì 25 novembre del 2010 ed erano le 5 e mezza. Praticamente niente, non avevo alternative. Io sarei scappata volentieri in quel momento, avrei portato via i miei bambini perché durassero più a lungo nella mia pancia, però non ho avuto scelta e quindi fortunatamente sempre nelle difficoltà che poi ho avuto c'è sempre stato un angelo vicino a me, e in quel caso chiamai un amico e mi ha tanto confortato perché lui lavorava lì. E quindi ho potuto vivere il mio parto perché non era un'anestesia totale, ma non ho potuto vedere i miei bambini perché erano prematuri, bisognava fare d'urgenza. L'unica cosa, appunto, ricordo questo telo verde, il fumo che usciva quando tagliavano, e non ho potuto vederli, e quindi no, e in questo senso dico non è un bel ricordo, perché penso che la prima cosa che voglia fare una mamma quando partorisce, non dico avere la gioia di metterli qui sul petto, però perlomeno poterli vedere in viso e quando li portano via. Invece io non li ho potuti vedere ed è stato molto drammatico per me, perché poi mi hanno dovuto fare delle trasfusioni perché, per quanto il dottore sia stato bravissimo e velocissimo, sono nate a distanza di poco, però avevo perso molto sangue. E quindi, quando poi mi sono ripresa, no, non potevo muovermi e loro erano giù in terapia intensiva e erano nati. Allora, Benedetta 1,370 kg. Andrea 1,560 kg e Simone il grande 1,890 kg. Quindi diciamo, per essere 3 gemelli, poi mi rassicurarono, i pesi erano buoni, non erano nati con problematiche respiratorie, che è una delle cose più comuni, e quindi questo mi tranquillizzò. Però avevo vissuto quel momento così male della separazione e poi non potevo muovermi, e quindi ho dovuto aspettare delle ore per poterli vedere, sono dovuta scendere in sedia a rotelle e vederli così nell'incubatrice. Non era, no, quello che uno desiderava. Però il fatto che loro fossero nati comunque abbastanza bene mi dava serenità, e poi soprattutto avevo tante persone vicino, fortunatamente, in primis mia madre, che mi sostenevano, mi confortavano e mi dicevano che tutto sarebbe andato per il meglio. E in realtà quello che mi preoccupò all'inizio fu Simone, perché Simone nacque con una semiparesi facciale, e quindi lo trovai così bendato perché aveva l'occhio probabilmente aperto, quindi l'hanno dovuto bendare, e dei problemi al cuore. Però poi, in realtà, diciamo, problemi tipici da prematuri, nel senso che poi con il tempo e nei controlli si è visto che tutto si è regolarizzato. Lui faceva fisioterapia già dall'incubatrice, una splendida fisioterapista della neonatologia di Foggia, quindi ha recuperato poi velocemente. E in tutto ciò, dopo 10 giorni, vabbè, iniziano le visite perché io mi riprendo, insisto, perché l'unica cosa che potevo dare ai miei figli, non potendo stare sempre con loro perché si è soggetti a delle visite di solo 1 ora e mezza al giorno, era quello di dargli il latte. Quindi ho iniziato con la tira latte, e anche in questo sono stata fortunata perché
Avevo tanto latte e quindi gli davano il mio latte, lo congelavano per quando sarebbero diventati più grandi, perché hanno iniziato con una quantità di 10 grammi che neanche riuscivano a ingerire, quindi ne avevo per tutti. E poi quindi via via iniziava ad andare meglio, cercavo di pensare, quando andavamo a fare queste visite io e mio marito eravamo, dai, oggi va meglio, oggi avranno preso 10 grammi, 20 grammi, perché all'inizio c'è solo il calo, quindi. E poi niente, arriviamo lì, ci chiama il primario e dice: vi devo dire una cosa. E mi ricordo questa camminata nel corridoio che diventa interminabile, perché se ti chiamano non è per una bella cosa, e ci hanno detto che la bimba aveva avuto un'emorragia cerebrale. Anzi no, mi disse che aveva avuto un problema ai ventricoli, quindi avevo pensato al cuore, non avevo pensato al cervello, perché l'emorragia era lì collegata nei ventricoli cerebrali, e in più aveva avuto una complicanza, quindi insomma, da lì di nuovo un momento tragico, perché tu come mamma cerchi di farti forza, perché sai che i tuoi figli dipendono da te, sentono quello che senti tu e devi dargli la carica. E niente, lì è stato un momento molto buio, molto difficile, perché uno si chiede perché a me, perché a mia figlia. In realtà perché a mia figlia, non perché a me, perché come mamma poi da lì cambia tutta la prospettiva, perché tu sai che se un dolore viene a te sei in grado di affrontarlo, lo gestisci tu, non te ne preoccupi più, mentre prima magari era qualcosa di gigantesco. Però quando poi tocca ai tuoi figli provi questa sensazione di impotenza che è molto grande, no? E quindi da lì è iniziata una battaglia, è iniziato un cambiamento nella coppia, nella famiglia, perché è stata un'esperienza molto forte e abbiamo imparato innanzitutto a chiedere aiuto e abbiamo chiesto aiuto a chiunque conoscevamo, chiedevamo preghiere, perché come potevamo aiutarla? Era qualcosa che per cui non si poteva intervenire, neanche i medici potevano, ci dicevano non sappiamo quando si bloccherà l'emorragia, non possiamo fare nulla, e quindi l'unica cosa è stato quello. L'aiuto è arrivato copioso, e a un certo punto era bello, perché mentre tu eri nello sconforto, poi ti sentivi qualcuno e dice: guarda, in quella chiesa pregavano per Benedetta, ma è tua figlia? E io dicevo: sì, è mia figlia. E vabbè, quindi niente, alti e bassi, e diciamo che poi, grazie a Dio, dopo 119 giorni, mia figlia è stata dimessa il giorno della festa del papà, come altro regalo dal suo neurochirurgo, e da lì poi è iniziato tutto un altro percorso a casa, perché finalmente li avevamo tutti e tre a casa e ci siamo dedicati in pieno a loro, totalmente. Effettivamente tante volte si sente, no, quando magari parli con altri, dice: ma la tua vita è cambiata da quando la maternità continua. No, io faccio lo stesso, vado a cena fuori. No, nella mia vita è successo questa cosa, per cui loro hanno necessitato il mio tempo al 100%, quindi il mio essere donna, il mio essere Tiziana è venuto completamente accantonato, perché c'erano tante esigenze, bisognava allattarli ogni ora, bevevano pochissimo, piangevano tantissimo, e poi bisogna organizzarsi, perché la mamma e papà sono due, loro sono tre, e quindi anche quando magari la notte piangeva uno e si è in due, tutto è sempre complicato, no? Perché vorresti a volte come mamma tenerli tutti e tre. Quando erano troppo piccoli non reggevano la testa, quindi tutti e tre non ce la facevi, lì ti dovevo organizzare, no? Per sistemarli. Vabbè che da piccini piccini entravano in un'unica culla, ben organizzati con i loro cuscini, perché potessero mantenere il loro biberon da soli. Ah, io all'inizio li ho allattati, poi ho ceduto alla fine, perché con la bambina è stata molto complicata, però ho fatto 3 mesi di allattamento doppio. E poi per la bambina anche, poi tiravo il latte per lei, perché quando era in ospedale non sempre la potevo attaccare al seno, però ho provato anche questa esperienza, si chiama posizione basket, perché poi ci si curva in avanti e si mantiene il capo dei due bambini, quindi voglio dire, ho cercato di fare tutto quello che potevo per loro.
È solo che, come dicevo prima, all'inizio vedi, ora mi sono ritrovata a guardare delle foto di quando erano piccoli. Io da piccola ero ossessionata, pesavano troppo poco, erano in continuazione malati. Ora rivedo le foto e dico, ma non erano così messi male, no? Mi sembravano gli altri bambini neonati con questo viso tondo, grande. Dicevo, ai miei, non stanno bene. Invece ora rivedo le foto e dico, sicuramente era anche quell'ansia, quella preoccupazione per la loro salute che rendeva tutto, insomma, così. E ora va bene. L'unica cosa, le mamme di gemelli, perché poi condividiamo questa esperienza con altre mamme, e grazie anche a internet, perché abbiamo un gruppo in cui mi ha introdotto una mia amica, ed è molto bello perché così non ci si sente sole, perché a volte ci si sente le uniche, no? Perché magari le altre riescono a fare tante cose con i loro bimbi e tu ne hai tre e ti senti a volte inadeguata. E quindi è bello confrontarsi con altre che vivono la stessa problematica e vediamo che alla fine è tutto un discorso di organizzazione. E le mamme di gemelli sono per forza super organizzate, perché devono, diciamo, provvedere a tutto, no? In contemporanea. E quindi diciamo che all'inizio è tutto così complicato, poi ci si organizza e anche le malattie via via diminuiscono, e quindi al giorno d'oggi poi i problemi sono quelli di qualsiasi altra mamma. C'è la scelta un po' della scuola o di altre mamme che magari hanno più figli anche di età diversa, quindi conflitti di gelosia, la condivisione dei giocattoli. Diciamo che il problema che più mi sono posta e di cui ho discusso più con mio marito era il fatto se dovessero frequentare un'unica classe al nido, e lì abbiamo deciso di farli stare insieme perché ritenevamo che fosse giusto così. E poi nel momento in cui abbiamo visto che avevano delle dinamiche un po' particolari, in cui un fratello prevaleva sugli altri, nell'iscrizione alla scuola materna abbiamo deciso di separarli, e quindi ognuno di loro all'inizio ha avuto delle difficoltà perché non erano mai stati separati, quindi è stato difficile per loro vedersi entrare insieme e poi avere ognuno la sua classe, la sua maestra. Però diciamo, siamo contenti della nostra scelta, perché ognuno di loro ha così sviluppato un po' di più la sua individualità. Adesso non sono più, prima erano chiamati gemelli in generale al nido, e invece nella scuola materna adesso vedono un fratello, dicono, ah guarda, è il fratello di Andrea, o è la sorella di... Quindi troviamo molta positività in questo, però ora ci chiediamo se alla scuola primaria sia giusto farli continuare percorsi separati oppure farli stare insieme, perché comunque loro si cercano tantissimo, e quindi diciamo queste sono le problematiche che a volte uno si pone, no? Nella scelta, alcune scelte un po' particolari. E infatti vorrei chiedere anche alla psicologa, per esempio, un problema, a volte ci poniamo dei dubbi su se è giusto dedicare dei tempi a un solo figlio, separandoli dagli altri, se è più opportuno farlo insieme oppure farlo separatamente, quindi non so se uscire solo con la bambina, se uscire solo con uno dei fratelli, fare dei turni, cioè da un punto di vista psicologico a volte questa è la curiosità, approfitterei della dottoressa studio per sapere qual è l'indicazione su quale atteggiamento è più opportuno. A una mamma che aspetta dei gemelli, adesso con la mia esperienza direi non ti spaventare, perché all'inizio la responsabilità, i timori di mamma sono tanti, però è una forza, loro sono una forza, sono un sostegno tra di loro, e anche se ci sono delle maggiori difficoltà iniziali è tutto proporzionale, altrettanti sono i vantaggi quando poi i fratelli crescono. E quindi le direi solo in bocca al lupo e forza e coraggio.
Ecco, è bellissima la storia di Tiziana e dei suoi figli. Soprattutto Doriana, in questa puntata e soprattutto dalle sue parole, vogliamo soffermarci anche su un altro particolare. Certo, non è soltanto del mondo dei gemelli, perché può capitare che una mamma abbia un distacco dal proprio figlio al momento della nascita, perché il figlio viene trasferito nel reparto di neonatologia. Sicuramente nei gemelli è più comune. Ecco, come si fa a superare questo distacco? Una mamma aspetta per 9 mesi, 7, 8 nel caso dei gemelli, il momento di abbracciare, di stare con il proprio figlio, che poi non può essere così, perlomeno all'inizio. Sì, purtroppo queste situazioni con i gemelli, come hai poc'anzi detto, si verificano di frequente. E purtroppo non esiste un'unica risposta da dare di fronte a questa situazione, perché, ripeto, ogni mamma reagisce in maniera diversa e dipende anche dallo stato di salute dei bambini che appunto devono restare per un periodo a volte anche molto lungo in Neonatologia. neonatologia. E l'unica cosa che posso dire è che dobbiamo cercare il più possibile di tenere a bada l'ansia, perché, come dicevamo la scorsa puntata, i bambini percepiscono tutte le nostre emozioni. In questo caso l'ansia è un'emozione negativa e che quindi può comunque essere trasmessa ai Ai bambini. bambini. Ecco, psicologicamente, come tu dicevi, sicuramente una mamma all'inizio è ansiosa, è lunatica, è preoccupata. E se è vero che per una gravidanza singola, più o meno vedendo gli altri, si sa a cosa si va incontro, una mamma che all'arrivo dei gemelli, sicuramente le sue paure, le preoccupazioni che erano di Tiziana, come di tante altre mamme, è il doversi dividere, di non poter dedicare tutto il tempo ad un unico figlio, ma dividersi e moltiplicarsi per 2 o 3 figli. Questa è una situazione sicuramente un po' spiacevole. Come non sentirsi inadeguata, ecco, come mamma, non sentirsi una mamma divisa? Sì, certo, le cose da fare in casa sono molteplici quando si hanno tanti bambini e quando i bambini soprattutto hanno la stessa età. L'importante, voglio dire, è capire che l'amore di una mamma non è diviso, l'amore di una mamma c'è e c'è basta e quindi è uguale per tutti i figli. Magari la cosa che si potrebbe fare è cercare soprattutto forse aiuto nelle faccende di casa, eccetera, per dedicarsi un po' di più alla costruzione del rapporto con ogni singolo bambino. Ecco, sicuramente molte volte i bimbi nati appunto gemelli vengono anche identificati come i gemelli, non con il proprio nome, o comunque anche magari appunto si tende a chiamarli così e anche considerarli un'unica unità. Ecco, in una famiglia ci sono i gemelli e non ci sono i singoli nomi come Andrea, Benedetta e Simone. Sì. Anche dall'esterno, ecco, vengono visti molte Come volte come i gemelli. gemelli. Sì, questo è sbagliato perché i gemelli non vanno chiamati come gemelli, ma vanno chiamati singolarmente con il proprio nome. Ecco Doriana, quando i bimbi cominciano ed entrano nella società, che può essere l'inserimento ad un nido o alla scuola materna, è giusto separarli, dividerli in classi diverse oppure è giusto mantenere l'unione dei gemelli? Sì, a questa domanda non esiste un'unica risposta, ma va valutata la situazione, di volta in volta. Ogni caso è diverso da un altro. Innanzitutto, forse la cosa importante è che bisogna essere flessibili, nel senso che si può adottare, Una prova. sì, si può fare una prova, nel senso provare a separare i bambini e vedere come reagiscono. Un esempio in cui potrebbero eventualmente essere separati è quando c'è un gemello dominante che tende a prevaricare l'altro, Sull'altro. sì. E voglio dire, tentate, provate a vedere le reazioni dei vostri figli. Se sono giuste, ovvero adeguate e non esagerate, si può, provare a separarli, altrimenti. Anche qui è importante anche avere un consulto con le maestre, con Sì. ecco, altri che hanno a che fare con i Sì, con bambini. chi ha a che fare con i bambini, ma anche con un esperto, perché
che ha degli occhi e degli occhiali diversi per leggere la situazione. Sicuramente questo sì. Ecco, un po' ne abbiamo parlato prima, quanto è importante avere un rapporto singolo con, cioè un rapporto personale con il singolo figlio, sia da parte di una mamma che da parte di un papà. Molte volte si tende, ecco, a fare qualsiasi cosa in gruppo, cosa che forse è sbagliata e non fa comprendere al bambino il rapporto mamma-figlio. Esatto, è importante cercare l'unicità in un rapporto, ovvero per esempio se quando sono proprio piccolini piccolini si potrebbe essere il momento del bagnetto o il momento della pappa e quindi cercare di costruire un rapporto a uno, e poi magari invece con l'avanzare del tempo, dell'età, potremmo far vivere l'esperienza di figlio unico a uno dei gemelli, con l'aiuto dei nonni, perché magari oggi è la giornata in cui l'altro gemello va dai nonni e pertanto l'altro vive l'esperienza del figlio unico a casa, potrebbe vivere. Bene, benissimo. Anche questa volta però vogliamo soprattutto ascoltare da parte appunto del presidente del mondo dei gemelli, Lucia Resu, che anche lei, come ci ha spiegato la scorsa volta, ha avuto dei gemelli, soprattutto ecco, per come contattare comunque un messaggio da parte di una mamma che è in attesa dei gemelli. Allora, se siete in attesa di due, tre, più gemelli, sono appena nati, nessuno vi ha detto come si fa, siete alle prese magari con tante difficoltà che abbiamo affrontato tutti noi genitori di gemelli, siete interessati magari anche professionalmente oppure semplicemente siete desiderosi di conoscere la nostra associazione, potete visitare il nostro sito e diciamo, frequentare il forum, conoscerci e poi associarvi. Associarvi vuol dire semplicemente compilare un form di registrazione e quindi aiutarci poi ad essere sempre di più, perché più siamo e più richieste e progetti possiamo portare avanti a livello locale e nazionale. Potete anche contattare qualcuno dei nostri referenti provinciali o regionali e vi possono spiegare, vi possono diciamo, invitare ad un incontro in cui magari potete conoscere le famiglie del vostro territorio e quindi approfittare dell'occasione per unirvi a noi. Innanzitutto non fasciarsi la testa prima di essersela rotta, evitare tutti quei siti in cui ci sono tanti allarmismi, tante notizie negative, venire a visitare il sito della nostra associazione e appunto farsi supportare moralmente e psicologicamente anche dalle mamme che ovviamente ci sono già passate e sanno che si sopravvive. E grazie Lucia per questo tuo intervento all'interno della nostra trasmissione. Ecco, Doriana, siamo arrivati al termine. Ecco, queste due puntate che ci hanno portato a discutere, parlare, dare suggerimenti su questa tematica, quella dei gemelli. Al termine di ogni puntata ti chiedo anche di lanciare un messaggio alle mamme che hanno gemelli in casa. Sì. Accettate la gemellarità con allegria come un fatto normale della vita. C'è chi ha un fratello maggiore, chi ha un fratello minore, chi è figlio unico e chi ha un fratello della stessa età. Bene, grazie Doriana, grazie anche per questa tua partecipazione a questa puntata. Grazie e l'appuntamento alla prossima settimana.